Allora, veramente per questa volta non ci sono esercizi pratici, cioè esercizi, è proprio qualcosa di pratico. Vi farò vedere, partendo da zero, da una macchina che ho installato stamattina, con Debian, come mettere su WordPress. Quindi, da una macchina che ovviamente il file ci arriva. Allora, vi farò vedere come da una macchina appena installata, io non ho fatto niente altro che chiudere la grafica perché non avevo la ISO del server Debian. Quindi, le cose da installare per avere un'installazione subito di Debian. Se avete domande, non fermatevi, subito chiedete, io vi risponderò. Allora, intanto qua iniziamo ad avviare Debian. Il server che ho qua l'ho già configurato per essere accessibile dalla mia macchina. Quindi se io faccio Aurora, qua si avvia intanto Debian. Questa è una macchina pulita, ve lo ricordo. Non c'è niente di... Ok, qua. Ok. Allora, qua si sta ancora avviando. Qua per, solo per far vedere che è una macchina virtuale che è vuota, non ha niente di esterno che è già preparato. Se questo buon Debian si avvia. Allora, innanzitutto andiamo su una cosa più confortevole, su sempre Exi a rompere le palle. Ok, l'indirizzo che gli ho dato è 192.168.56.2. Ovviamente, sapendo la connessione del Politecnico, ho già scaricato WordPress, eccolo qua, finalmente. Ho scaricato già WordPress e quindi è già disponibile. Quindi ho impostato SSH, però non ho cambiato niente delle impostazioni iniziali. Quindi se io accedo, accedo come se fosse un server appena installato. Quindi entriamo con SSH. Un attimo, ci vuole un attimo. Su. Ok, essendo una macchina virtuale dipende da quanti cavalli ho sotto qua che andrà tutto. Quindi inseriamo la nostra password di root, mi raccomando sceglietela bene, e quindi siamo dentro a Debian. Quindi la prima cosa che facciamo è modifichiamo SSH, magari andando su un'altra porta. Quindi io ho qua direttamente un editor che si chiama Vim. Potete usare Nano, potete usare Emacs, potete usare quello che vi piace, però io userò adesso Vim. Andiamo nella cartella etc, dove c'è tutta la configurazione, nella cartella SSH, e c'è SSH di config, la configurazione del server. Quindi SSH di config. Ok, e vediamo che c'è port 22. Cambiamolo in qualcosa di creativo. Abbiamo qualcuno di creativo qui? Su? Dai, sparate una porta. Ok. Perché? Ok. Questo è un altro modo per dire a chi ascoltare, per esempio,
Questo accetta connessione da chiunque. Potrei anche mettere che ascolti solo dal mio IP, cioè che ascolti da un IP. Se per esempio ho due macchine, due indirizzi IP con il setup che ha spiegato prima Alex, dovrei mettere da una parte listen address e un IP. Quindi soltanto su quell'IP ascolterà SSH, sull'altro non risponderà nulla. Ok, questo sopporiamo per ora. Poi cosa si deve fare? Si deve dire, cerchiamo root, perché è impostato in X. Ok, eccolo qua, permette l'accesso di root. No grazie. Ok, per ora siamo a posto. Possiamo anche andare così, anche perché adesso ho scritto automaticamente, non è passato sulla porta 1964 perché devo prima cambiare cioè riavviare il servizio. Io ne approfitto per impostare anche sudo, che non lo so se è già impostato. Ok, era il nano. Ok, quindi root vediamo che utente ho creato qua, che non mi ricordo più. Pinco, ok, sempre creativo. Ok, non è nel gruppo sudo. Group add, andiamo ad aggiungere Pippo al gruppo sudo. Ops, ho sbagliato. Pippo. Chi ha fatto quello? Esatto. Oh, ok, adesso ci siamo. Pingo è nel gruppo sudo. C'è? No, perché devo fare pure il login. Fa niente, dopo ci sarà. Quindi se faccio un login e dico root, sì. Ah. Avete capito che la password è molto sicura qua. Aspettiamo un attimino. Ah, non permette più. Quindi pinco. Ok. Non usate questo tipo di password. Io lo uso solo per la demo, per ricordarvi. Oddio, era nella... ho scritto sbagliato. Su. Oh, sapevo che avevo qualcosa di sbagliato. Oh, finalmente funziona. Ok, adesso cosa facciamo? Riavviamo il servizio. Adesso mi butterà fuori di sicuro. Quindi SSH, restart. Stranamente non mi ha buttato fuori, però se faccio exit e faccio SSH root, non funziona più. Quindi cosa devo fare? Devo dire che entro come pinco. E quindi, oh, non ha riavviato il servizio. Cambiata la porta. Caspita, sono un'aquila oggi. Allora, porta 1964,
Ok, come sempre produce. Santa. Ok, facciamo intanto un accesso qua come root, così vediamo che non vuole accedere più. Ed eccoci qua come pinco. Adesso il nostro server è più o meno sicuro. Ovviamente con quella password non lo è. Però intanto possiamo fare sudo -s e riavere i nostri diritti. Ok. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere su un server lampo. Linux ce l'abbiamo già. Ci manca Apache, MySQL e PHP. Ok, facciamo prima, cerchiamo prima Apache. Oh, ok, e abbiamo direttamente Apache. Adesso sia un gruppo. Quindi installiamo subito la fascia. E cosa fa? Aspettiamo un attimino. Dice che installo tutto. Su, ok. E cosa è successo adesso? Abbiamo messo la fascia. Vedete che c'è Starting Web Server Apache 2. Cosa vuol dire questo? Che se io vado sull'indirizzo 56.2 vedrò la pagina fatta appena installato da Debian. Quindi già siamo partiti da qualcosa. E se volete vedere, è proprio questo. La cartella va www.index.html. Eccolo qua. Quindi adesso noi dobbiamo installare prima MySQL, poi installare PHP e siamo a posto. Ok, iniziamo con MySQL, dai. Il server di MySQL, ovviamente non li ha scaricati perché non li scarica. Ecco qua. Questo dovrebbe farlo MySQL Safe Install, invece ce lo chiede direttamente Debian. Quindi qua mi raccomando, usare una password sicura, quindi noi useremo una password sicurissima 1234 1234, e quindi questa password non dovete darla mai a nessuno e deve essere abbastanza complessa, quindi salvatela da qualche parte, criptate quel file, buttatelo via, però mi raccomando, password di almeno 12 caratteri. Ok, ed ecco qua che MySQL è avviato. Poi cosa ci serve? Ci serve il PHP, ma PHP da cosa dipende? Ci serve direttamente il modulo di Apache, così tira già tutto dentro quello che ci serve. Ok, qua ci metto un po', intanto qua vediamo che il server va alla grande. Ok, adesso dobbiamo installare PHP. Io non mi ricordo come si chiama il pacchetto, quindi cerchiamo search PHP 5 Apache mod. Ah, eccolo qua, libapache mod PHP. Ok, installiamolo. Oh, che bello. Sì. Ok. E adesso sta installando tutto. Va bene. Ci manca. Cosa ci manca? Nulla. Ok. Io ho già scaricato WordPress nella cartella locale, se no ci mettevo millenni. Quindi decomprimiamo la cartella con unzip
e ci crea la cartella WordPress che dobbiamo spostare in var.wp. Quindi noi possiamo fare due cose: può creare una sottocartella in var.wp WordPress, oppure direttamente mettere tutti i contenuti di WordPress nella cartella. Quindi prima di tutto cancelliamo nella cartella var.wp tutto quello che c'è. Attenzione, è distruttivo questa cosa. E poi muoviamo, dai, copiamo tutto quello che c'è in WordPress in var.wp. Ok, o devo farlo ricorsivo, se no non copia le cartelle. Ok, adesso nella cartella var.wp abbiamo tutta l'installazione di WordPress. Quindi se io vado qua non andrà nulla. Ok? Perché? Perché lui mi dice, dammi questo tipo di file, te lo invio io. Per cosa serve allora PHP? Non lo gestisce, non l'ha avviato. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riavviare MySQL, dobbiamo riavviare Apache. Quindi diciamo etc di Apache restart. Ok, adesso dovrebbe andare. Oh, ma guardate cos'è apparso. Ah, sembra che non hai un file di configurazione wp-config.php. Beh, certo, c'è un esempio qui. Se faccio ls var grep config, c'è un wp-config sample. Dovrei crearlo a manino. Però WordPress è abbastanza un buon uomo da dirmi, te lo creo io per te. Crea. Ah, l'installazione di PHP non ha il connettore con MySQL, quindi il codice PHP non può accedere a MySQL. Cosa serve fare? Adesso mi ricordo, non ho installato il modulo di PHP per MySQL. Quindi cosa faccio? Ah, ok, installa. Anzi, potrei anche non ricordarlo, però stavolta me lo ricordo. Install PHP 5 MySQL. Poi anche MySQL. No, è PHP 5. Ok, installato. Adesso riavviamo Apache e riandiamo a questa pagina. Oh, benvenuti! Abbiamo bisogno di qualche informazione nel database. Ma noi abbiamo creato qualche database? No. Quindi, if for any reason this, don't worry. Ok. Andiamo. E qua mi chiede un po', ma io come mi collego al database? Dove mi salvo questi benedetti file? Dove metto il tuo blog? Ok, qua mettiamo WordPress, va bene. Username. Qualcuno di creativo? Pippo. Chi? Pippo. Ok. Pippo. Password? Pippo. Dai, facciamo la solita sicura che non indovineranno mai. 1, 2, 3, 4. Database host, cioè dove è collocato il database? Sulla macchina locale. Vabbè, facciamo gli espliciti. E la tabella con cui inizieranno tutte, cioè il prefisso con cui inizieranno tutte le tabelle wp underscore. Ok, mi va bene più qua, ma se faccio submit mi dice che non si riesce a collegare. Quindi se io adesso devo creare questo utente tipo, quindi mi collego MySQL meno P, cioè sto mettendo una password, meno Q, root, entro come root e specificherò una password. Ok, qual è la password? La solita sicura. Ok, e ora dobbiamo creare un database WordPress. Chi ha fatto SQL, chi ha fatto database ormai saprà più di me. Create database WordPress. Punto e virgola è importante. Ok, creato il database. Adesso
che sia dannato se mi ricordo il nome, l'utente come si crea. Quindi non me lo ricordo, quindi useremo, cerchiamo solo create user console MySQL. Oh, bello, come sono internet, che bello. Vabbè, faremo in modo cattivo, non fatelo. Ci sono i config, i config su bene, può fare. Quindi se avete qualche dubbio, Google è vostro amico, ricordatelo. MySQL create user, la sintassi esatta non me la ricordo, eccolo qua, create user. Ok, facciamo copia, facciamo incolla e creiamo il nostro utente. Com'era? Pippo. Identify by, ovviamente la nostra password ultra sicura. Ok, abbiamo creato il nostro utente. Adesso dobbiamo dargli tutti i permessi. Non volete? Ok. Ok, questa. Grant all privilege. Speriamo che non sia rapido, che non ho messo gli altri. Ok, la password due volte,
quindi noi inseriamo la nostra password ultra sicura. Ovviamente vanno scelte password casuali e diverse per tutto. E io adesso, se butto questo server online, ci vogliono circa 30 secondi per entrare dentro. Quindi qua mettiamo un'email valida dove ci invieranno le mail in caso di malfunzionamento e quindi diciamo che non vogliamo apparire. Quindi install. Ok, entriamo. Qua info 23 e la password è quella, ed ecco qua che abbiamo installato WordPress. Se noi adesso apriamo un'altra pagina, ecco qua l'installazione di default. Quindi dentro cosa posso fare? Posso fare tante cose. Prima di tutto potrei configurare per l'SMTP, che non è l'obiettivo di questo tutorial adesso, però il setup di WordPress è fatto. Potete già scrivere nel vostro blog, quindi creare un nuovo post che viene visualizzato direttamente. Publish. Ok, faccio il refresh ed eccolo qua. Quindi il setup di WordPress avete visto con una macchina Debian quanto ci vuole a farlo. Non ho dovuto toccare il config né di Apache né di PHP né di MySQL. Hanno fatto quasi tutto, e è anche per questo che ci sono tantissimi server là in giro. Ok, adesso però possiamo cambiare delle cose. Per esempio, anzi no, facciamo un config di IP tables, cioè mettiamo le mutande là dal nostro server. Quindi, se noi adesso facciamo IP tables meno L, vediamo che sono sul chain input, forward e output, cioè quelle che ci interessano a noi, siamo tutti con le policy accept. Ok, fino a un certo punto ci va bene, però ho già qua tutta la lista che ho fatto prima, per non dimenticarmi qualcosa. Un firewall di solito ha non tante regole, non per forza deve avere tante regole, però la policy di solito è bloccare tutto e poi lasciare dei punti. Quindi, per evitare il discorso di prima di chiudermi fuori, se volete ve lo faccio vedere se succede, però non è tanto bello. Praticamente vedo droppare le connessioni di SSH quanto tempo di accedere. Quindi in documenti, ok, qua c'è un firewall che dovrebbe bastare per un'installazione di default, cioè questo è il file che ha detto Alex prima, che è il file che è per tutte le distribuzioni. Io prima vi farò vedere con IP tables come si fa. Quindi per mettere tutto il traffico sull'interfaccia di loop, come si fa? Si fa IP tables e si dice input, cioè nell'ingresso tutto quello che è l'interfaccia LO lo accetto. Ok, quindi se faccio adesso accetta, ovviamente c'è anche il modo per visualizzare di più, quindi tutto quello che viene dalla LO viene accettato. Fin qui non c'è nulla. Poi input and state established related. Ok,
tutto quello che è collegato a una connessione, per esempio una risposta a un TCP, viene lasciata passare. Quindi IP table, tutto quello che è già stato iniziato, lasciamolo passare. Lasciamo passare il ping. È discutibile, però anche qua passa. Poi lasciamo passare la porta SSH. Noi abbiamo una porta SSH diversa, quindi la porta che abbiamo fatto noi è la 1964, quindi accettiamo su quella. Poi accettiamo il server web, cioè il 1080, il 1300 qualcosa è la MySQL. Quindi IP table accetto. Ok, poi queste sono ormai finezze che di solito non servono più di tanto in ambienti piccoli, servono quando diventa il gioco diventa serio. Quindi questo cosa fa, per esempio? Ok, lo sapevo. Se un certo numero di pacchetti dello stesso tipo sono più di 5 al minuto, tutto quello che viene, tutto quello che entra viene loggato con di message, nel login, quindi sapete da chi proviene, quindi l'ora esatta che hanno iniziato un attacco contro di voi. Quindi a questo punto andate alla polizia, date l'IP, date l'ora e poi gli dite cosa ha fatto e cosa è fatto. Ok. Questo finora non filtra niente, perché? Perché le policy sono ancora su accept e quindi di solito passa tutto. Quindi per fare questo bisogna impostare in input drop. Ok. Io sono ancora connesso, se non avessi fatto la regoletta di SSH, il server mi avrebbe detto ciao ciao, avrei dovuto aprire la macchina virtuale per poter sistemare tutto. Ovviamente se avete un web server da qualche parte che dovete impostare in questo modo, di solito vi offrono anche una console seriale dove potete riparare questi errori. Ok. Potrebbe essere aggiunto anche le altre due cose, per esempio tutti i pacchetti che qualcuno vi richiede di reinstradare, li buttate via. E fin qui ci siamo. Quindi verifichiamo se non ho distrutto, ok, non ho distrutto la connessione MySQL, quindi siamo a posto. Adesso il server è più sicuro. Però adesso se succede un riavvio alla macchina, IP table non è più parco. Quindi alcune macchine danno un supporto a... No, questa no. Quindi quello che dovete fare è IP table save, salvare, e vi dà tutto quello che ho messo. Ok? A questo punto, se noi vogliamo salvarlo in un file etc firewall, se guardiamo etc firewall, ci sono già tutte le regolette dentro. Quindi all'avvio della macchina, di solito in rc local, possiamo mettere IP tables
IP tables load, IP tables restore, ecco qua, e gli diamo aspetta etc firewall in standard input e lui ripristina tutto quello che abbiamo salvato. Quindi se noi vediamo questa riga qui, e la buttiamo dentro a etc local, vediamo cosa c'è in etc local. Ok, questo qua. Ok. Ok, adesso al prossimo avvio possiamo farlo subito. Quando mi sparisce la connessione vuol dire che si è riavviato, possiamo anche vedere live che sta andando. Avremo di nuovo su tutto come era prima, quindi avremo di nuovo il WordPress tool. Ok, dovrebbe essere su. Aspettiamo ancora. Ok. Ed eccoci qua. Adesso se noi facciamo IP table meno N DL, eccole qua. Quindi anche dopo un riavvio è andato e ricarica le regole. Domande? No, nessun problem. Proprio. Ok, grazie per l'attenzione. Scusa? Adesso, prima di tutto, per tutti quelli che usano IIS, Microsoft IIS, c'è la faccia simpatica di Daniele. Quindi chi vorrà prendere la testa, chi è stato più lezione, messo tra i top, può venire domani pomeriggio nella sede del Hall per ritirare il proprio attestato. Ovviamente non è che vale molto, ma è una cosa simpatica che abbiamo deciso di fare. E quindi grazie per aver seguito i corsi Linux 2019.